tutta la presenza così numerosa in questa piazza, che mi piace notare che in effetti temevamo il tempo e invece la gente non si è lasciata scoraggiare, perché in effetti ha circondato questo tavolo decisamente numeroso. Ora io continuo a presentare i candidati ed è il turno di Iannello Domenico, un operatore turistico che tutti noi conosciamo. A lui toccherà un ambito compito, da operatore turistico qual è, sarà in fondo chiamato ad essere l'elemento di collante, di cerniera tra quelle che sono le esigenze degli operatori turistici e quindi delle risorse balneari, ma anche le stesse esigenze poi si troveranno a dover essere complementari con quelle dei centri urbani e quindi dell'entroterra, una serie di ricchezze che dovranno... Da ora in evidenza che gli uni sono complementari agli altri. La mia speranza è che attraverso il mio impegno questo paese possa ritornare a svolgere quel ruolo che svolgeva negli anni 80. L'azione comunale che ha retto il comune appunto di Ricadi, lui ha un'ampia esperienza amministrativa nel nostro territorio, perché appunto il suo impegno lo ha visto attivo anche nelle precedenti amministrazioni, quindi questo ci fa pensare che conosce dettagliatamente quelle che sono le problematiche, le criticità del nostro comune. Di certo la sua presenza significa, apporterà decisamente un forte contributo in termini di esperienza e di conoscenza a quelle che sono le nuove leve di questa compagine, in quello che dicevo appunto inizialmente, in un'attività di reciproco supporto e sicuramente di sinergia. Cedo a lui ovviamente adesso il microfono per spiegarci perché appunto ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. Buonasera a tutti voi, a tutti i cittadini di Ricadi, buonasera al nostro e benvenuto al nostro senatore che ci ha onorato con la sua presenza stasera qua in piazza. Buonasera e soprattutto un augurio anche ai nostri avversari, ai candidati sindaci e ai componenti delle loro liste. È un augurio soprattutto che sia una campagna serena e
nelle opere che guardano al futuro di questo territorio. E non abbiamo fatto dei mutui, abbiamo cercato e trovato dei finanziamenti. Perché conoscevamo le leggi, perché conoscevamo i canali dove andarle a trovare, perché siamo stati ligi a risanare il bilancio comunale, come intervenendo sui tributi. Quei tributi che forse ci hanno fatto andare a casa un po' prima, ma questo non è il problema. L'interessante è che l'equità tributaria sia continuata anche in futuro, anche se malauguratamente, e io non me lo auguro, non dovessimo vincere noi. E allora vi voglio fare una breve cronistoria di quelle che sono state le opere, l'entità delle opere. Thank you.
parco naturalistico di Campo Morgano, 8.736.000 euro. Vado veloce. No, in realtà queste saranno tutte sviluppate successivamente. Non mi vedete davanti. Per farla breve, allora vi dico. La progettazione da noi effettuata è totalmente di 44.991.736 euro. Di cui 13.800.000 euro già finanziate e per poi parte già appaltate. Questo per dirvi che l'amministrazione che noi abbiamo portato fino a qualche mese fa sappiano tutti i cittadini di Recca e coloro i quali vanno dicendo che non avevamo fatto niente è un'amministrazione che come noi, prima di noi, nessuno ha fatto tanto. E questi sono precetti che guardano al futuro, che guardano soprattutto ad energie alternative e Franco Sanagò lo sa bene, ad investimenti per il futuro, sono investimenti dove prevedevano anche al completamento di queste opere l'assunzione di almeno 25 giovani laureati, diplomati, operai, custodi e sono posti di lavoro che ricadevano nel comune di Recate. Chiudo se no, non mi basterebbe più di loro la ragazza. Perché devo, ho scelto di ricandidarmi con Franco Sanagò. Sarebbe lungo fare tutto il percorso, ma non lo voglio farlo. La scelta l'ho fatta perché ha garantito non solo la continuità di queste opere, di questi progetti, ma nuove opere, nuovi progetti in campo sociale, in campo di energia alternativa, in campo di immagine del territorio, in campo di riqualificazione del turismo, tutte quelle cose che svilupperemo durante la campagna elettorale. E siccome lo conosco e siccome che è testato quante certe occasioni, lo sono io, ecco perché, e l'ho scelto anche perché questa bella squadra, questi bei giovani e non giovani, e soprattutto perché ci sono anche delle persone, dei liberi professionisti e dei professionisti del campo del servizio pubblico che mi hanno fatto veramente piacere averli con me, soprattutto a me ha fatto piacere essere io con loro. Grazie. Io cedo la parola a chiusura di questo nostro incontro perché è così che si fa con gli ospiti importanti, quindi io continuo con la presentazione dei candidati e passo la parola allo Iacono Vincenzo, che è detto Enzo. Lui è impiegato all'ARSA, che è un'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura. Dico questo per sottolineare quello che è il suo impegno e quella che è la sua predisposizione naturale, cioè il desiderio, il bisogno di rivalutare gli aspetti legati alle aziende rurali, all'agricoltura, che sono delle risorse che fanno parte del nostro territorio e che devono essere rivalutate e devono essere considerate complementari all'offerta turistica. Non mi dilungo ovviamente perché sarà lui a spiegare quello che farà e il perché ha deciso appunto di avventurarsi in questa squadra per offrire appunto il superato, ecco. Buonasera a tutti, io mi chiamo Anselmo Iacono, sono un po' emozionato perché non sono abituato a parlare di fronte a un pubblico così numeroso, quindi se dirò qualche cosa sbagliato vi chiedo perdono in anticipo. Niente, io sono un dipendente della Regione Calabria, l'Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo, e siamo dei mugatori agricoli. È una categoria di impiegati della Regione che esiste ormai da più di 50 anni. Abbiamo sempre operato nel territorio per lo sviluppo dell'agricoltura. Una volta molti di voi la conoscono sicuramente, si chiamava Operasila, poi è stata trasformata in ESAC e ora si chiama ARSA. Queste trasformazioni sono state dovute anche al fatto che negli anni l'agricoltura si è sempre, cambiata e sempre migliorata. Il nostro compito è quello di divulgare le innovazioni tecnologiche in agricoltura,
le leggi che la Comunità Europea emana a favore della nostra regione, delle aziende agricole, e quindi negli ultimi anni l'agricoltura ha cambiato completamente, invece per 13 anni il suo aspetto. Da produttrice di derrate alimentari si è piano piano trasformata, a causa anche della crisi, si è trasformata in un'azienda multisettoriale, multifunzionale, nel senso che un'azienda agricola oggi è in grado anche di, e viene anche, diciamo, la Comunità Europea vede l'azienda agricola come coloro che devono essere la tutela del territorio, perché senza l'agricoltura non si può tutelare il territorio, se la gente non rimane nella terra, coltivare la terra, il territorio viene abbandonato, non viene più coltivato, quindi succede tutta una serie di cose geologiche, quindi erosione geologica, eccetera. Anzi, devo dire, mette un po' più d'emozione quando si hanno tante persone davanti. Allora ringrazio tutti i ragazzi, li chiamo ragazzi perché la vedo come una squadra, un gruppo che si dovrebbe allargare, questo gruppo, un gruppo che si dovrebbe allargare tanto ai giovani, all'associazionismo dei giovani. Io la cosa che cercherò di puntare tanto sarà l'avvicinamento dei giovani alla politica, l'avvicinamento dei giovani allo sport, alla cultura, che in questi ultimi anni si è veramente lasciato un pochino andare. Mi fa piacere che tanti di questi giovani siano presenti. Il mio sarà un impegno veramente forte, se vinceremo, e me lo auguro, e anche se non lo saremo, comunque cercherò di fare del mio meglio perché tante cose si possono realizzare. Giustamente ha parlato dello sport, io sono stato all'università, ho fatto tante belle cose con molti ragazzi del nostro paese che sono ora presenti e hanno dato veramente un bel contributo per far partire delle belle attività all'università e hanno fatto anche loro una bella esperienza, che sicuramente di una bella e forte crescita culturale, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista culturale, con manifestazioni di un certo livello nell'università. Stiamo parlando di Catanzaro, quindi una città della nostra regione che io, come tanti, amo, voglio esserci e continuerò a restarci. Per questo devo dire pure che mi sono convinto di tornare e di rimanere qua, e spero che tanti giovani lo possano continuare a fare nel miglior dei modi, e io sono una di quelle persone che cercherà di aiutarvi perché ciò avvenga. Spero che tutti voi mi darete la mano e che la nostra squadra sia una squadra che dia una forte mano e che sia vincente. Quindi al piano strutturale, al piano spiaggia, ma anche in modo più semplice lo stesso decoro urbano, che al momento lo notiamo pieno di buche, pieno di degrado, ma che sicuramente dovrà essere riqualificato. Quindi a lui un ambito compito che, vista la sua esperienza, sicuramente lo vedrà impegnato a 360 gradi. Anch'io gioco con l'emozione stasera per ritrovarmi di fronte a tanta gente a questa piazza che è abbastanza nutrita. Molti di voi mi conoscono e molti mi conosceranno, spero che mi conosceranno ancora meglio quando noi saremo operativi in questo comune che ha bisogno veramente tanto di una grossa mano, e quindi non aspetta altro che ci siano delle persone che siano disponibili al servizio per dedicarsi veramente con spirito di sacrificio anche della famiglia, degli amici e di quant'altro c'è attorno. Io ho avuto un'esperienza abbastanza lunga, diciamo, in questi anni, lunga, 12 anni grosso modo, mi hanno visto impegnato in enti qua vicini, nei comuni vicinori, a Drabia, a Filandari, a Nicotera sono adesso, e diciamo questa esperienza mi ha lasciato un po' il segno, mi sta lasciando il segno, ancora sto operando io nel comune di Nicotera. Mi lascio il segno perché in questi comuni ci sono tante problematiche davvero serie, molto complesse, ed è difficile andare a superarle, è difficile andare ad affrontarle. Certo, una squadra coesa, una squadra organizzata, una squadra di persone veramente che ci credono a certe cose può affrontare queste tematiche e può tentare di risolverle. Questa esperienza mi ha messo nel dubbio di questa scelta che è stata molto importante, di partecipare all'attività amministrativa, di collaborare. Un comune non è qualcosa dove prendere sempre, dove tirare sempre, da cui ci bisogna aspettarsi chissà che cosa. Noi abbiamo il dovere di partecipare e di dare anche all'ente. Solo in questa maniera probabilmente daremo indirizzi, strade diverse e probabilmente riusciremo a risolvere qualche problema. Vi ringrazio. Penso che è un territorio, come diceva Francesco, meraviglioso, con delle peculiarità straordinarie che probabilmente in altri posti avrebbero magari utilizzato al meglio.
Sicuramente sono state fatte delle cose straordinarie in questo territorio, perché negli ultimi anni, in pochi anni, si è passati da un turismo che era sostanzialmente inesistente, si è passato ad una presenza turistica importante. Anche il turismo significa ricchezza per il territorio e noi dal turismo vogliamo partire. Vogliamo partire con il rispetto dovuto a chi fa imprenditoria turistica, però pensando che il turismo e soprattutto rispetto del territorio. La gente viene a fare vacanza da noi perché abbiamo il mare bello, perché abbiamo un paesaggio stupendo e quindi abbiamo il dovere di tutelarlo, perché se ci vengono a mancare queste due cose principali la gente non ci viene, il turista non viene, gli operatori turistici non guadagnano, il territorio ne paga le conseguenze, perché diciamo di turismo non vivono solo gli operatori turistici, ma vive l'intero comprensorio in forma comunque indotta, perché vivono i negozi, vivono i paesi, vivono i centri abitati, vive la gente che lavora di turismo, quindi è un bene straordinario che dobbiamo tutelare nel migliore dei modi. Ma come? Partendo sicuramente dalla rivalutazione dell'esistente, ma partendo anche dalla rivalutazione dei paesi. Noi vediamo che negli ultimi anni abbiamo assistito a uno spopolamento dei paesi, abbiamo assistito anche a una perdita graduale anno dopo anno di presenze nei paesi. Io ricordo negli anni 80, giovanissimo, però Santa Domenica, San Nicolò, Ricade, tutti i paesi erano pieni di turisti, la gente si fermava, faceva la fila per andare al bar, si viveva bene, i negozi erano pieni. Oggi non è più così, oggi i negozi chiudono, non c'è più la gente che c'era negli anni passati, tante volte ad agosto i paesi sono vuoti. Ricade, il nostro capoluogo, alle 8 la sera in estate è quasi deserto. San Nicolò, che ha la presenza massiccia di posti letto, perché il comune di Ricade ha il 40% di tutti i posti letto della Calabria, è un paese che vive poco di turismo. Santa Domenica è un paese che vive da anni sempre di meno. Quindi noi dobbiamo fare in modo che ci sia questo connubio tra strutture ricettive che hanno il dovere, insomma, di lavorare sempre di più, noi abbiamo il dovere altrettanto di rafforzarli, ma abbiamo altrettanto il dovere di far sì che questo turismo si differenzi e vada anche in aiuto dei paesi. Ecco perché noi abbiamo immaginato nel nostro programma, oltre che promuovere e potenziare l'esistente, quello di immaginare una rete di attività turistiche che vada anche ad implementare i paesi, come può essere un agriturismo, un bed and breakfast, il turismo sostenibile in genere, l'ospitalità diffusa. Questo lo possiamo fare anche mantenendo i servizi adeguati, perché un turista che si fa 1300 km per venire in Calabria ha bisogno anche dei servizi. Allora io mi chiedo, come fa un turista del Veneto che ha 300 km il mare straordinario dell'ex Jugoslavia, insomma, a prezzi competitivi, senza il problema dell'autostrada che oggi, sapete, è fatiscente, perché viene in Calabria? Perché si fa 1300 km? Perché se viene in aereo paga più di taxi che di viaggio aereo, impiega un tempo esorbitante per arrivare? Ora mi chiedo, per quale motivo lo fa? Lo fa perché ama questa terra, perché ama le bellezze di questa terra, perché ama il mare. Però noi abbiamo il dovere di garantire che queste bellezze continuano ad essere tali, abbiamo il dovere di garantire che il mare continua ad essere pulito, e purtroppo questo non lo è, perché, diciamo la verità, oggi non ci sono turisti tra di noi, ce lo possiamo dire, da qualche anno il mare non è più il mare cristallino degli anni 80 o degli anni 90, quindi noi abbiamo il dovere di lavorare perché tutta l'offerta turistica migliori, ma soprattutto che migliori il territorio, anche perché è un territorio che va vissuto dai cittadini e molto spesso noi cittadini viviamo poco il territorio, perché per tanti versi ci viene anche limitato, insomma. Ecco, quindi noi dobbiamo far crescerlo e far crescerlo, diciamo, come diceva Mimmo prima, facendo da cerniera tra imprenditoria, tra cittadini, in una comunione di intenti. Tra i vari punti che animano appunto il vostro programma, la mia attenzione è stata catturata da un punto, appunto. Lì ci
incentivazione dei prodotti a chilometro zero. Questo è molto bello perché penso che sia poi la valvola, la molla che serve anche da stimolo all'economia locale e quindi alla valorizzazione dei nostri prodotti, non è così? Sicuramente, noi, è stato detto prima, abbiamo un territorio veramente straordinario da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista agricolo. Ci sono prodotti di eccellenza che questo territorio produce e però tante volte per una logica di mercato andiamo a comprare i prodotti che provengono da fuori, provengono dal nord Italia, provengono dall'estero e penso invece che questo comune che ha queste straordinarie potenzialità debba promuovere i propri prodotti per implementare l'economia agricola ma anche per dare un segnale coerente di tutela dell'ambiente. Allora io penso che se vinceremo le elezioni, come spero, inizieremo a dare l'esempio delle mense scolastiche. Le mense scolastiche che sono un'occasione straordinaria per istruire i bambini, per istruire le nuove generazioni, perché attenzione, io penso che un'amministrazione comunale non abbia solo il dovere di sistemare le strade, di garantire la viabilità, di sistemare le piazze, ma abbia anche il dovere di educare la cittadinanza, di assieme alla cittadinanza di crescere e far crescere il territorio partendo proprio dalle nuove generazioni, dai ragazzi. Quindi noi pensiamo veramente di implementare i prodotti a chilometri zero partendo proprio dalle mense e non solo dalle mense. Quindi anche tutto questo si collega poi per quanto riguarda gli aspetti culturali con il recupero del patrimonio storico e culturale e delle nostre tradizioni locali, quindi credo un'offerta turistica che a 360 gradi coinvolga l'intero territorio, quindi rivaluti le proprie tradizioni artigianali, le proprie tradizioni, come diceva appunto prima, agricoli, quindi le aziende rurali che si completano con le aziende balneari, questo in un'unica azione che deve però anche lanciare un messaggio culturale di crescita della popolazione e anche di consapevolezza di quello che siamo. Ma sicuramente, noi abbiamo dei centri storici straordinari, sono dei centri storici per alcuni versi considerati minori, certamente non è il centro storico di Firenze o di Roma, ma rappresenta la nostra cultura. Però negli anni abbiamo fatto di tutto per mettere da parte questa cultura, quasi ce ne vergognassimo. E quindi abbiamo abbandonato questi paesi all'incuria. Pensate che in alcune zone, in alcuni paesi non esiste il centro storico, quindi penso che la prima cosa che un'amministrazione deve fare è quella di definire il concetto di centro storico, vincolare il centro storico, ricostruire il centro storico come era una volta, secondo le architetture di una volta, per far sì che l'economia diventi anche spalmata sul territorio e anche nei paesi. Io stesso ho ristrutturato una mia casa, insomma, facendo un bed and breakfast, significa dare la possibilità, insomma, a una famiglia di avere un arrotondamento anche nelle entrate. Io spererei che tanti fabbricati che ci sono nel territorio ricadese, anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale, possono essere incentivati ad essere ristrutturati. Guardate, c'è un comune in Val d'Aosta, che io amo moltissimo anche per altri motivi, che è Cogne, che è Bard, e questo paese è stato ristrutturato completamente con fondi comunitari. È un paese che ha 180 abitanti e oggi è diventato un paese di eccellenza, rappresenta la vera novità dell'ospitalità diffusa. Allora noi abbiamo centri straordinari, Lampazzone, Barbalago, Morsigliani, Ceraviti, anche i paesi nostri. Allora bisogna partire da questo, dalla rivalutazione dei centri storici, anche recuperando l'antica memoria, gli antichi mestieri che c'erano nei paesi, quindi ricostruendo un tessuto importante, innovativo, che porta la gente a visitare i centri storici. Un'altra cosa, io spesso con gli amici delle Legambiente organizziamo delle gite, quindi andiamo a visitare i paesi della Calabria, e mi è capitato veramente con emozione di incontrare in paesi sperduti, paesi montani, e delle cose straordinarie, dei musei, delle piccole attività, dei centri storici mantenuti in maniera straordinaria e soprattutto degli amministratori, dei sindaci, degli assessori che ci hanno accompagnato per mano a visitare il loro paese con un'emozione e un attaccamento straordinario da far rabbrividire. Io
Vorrei che anche noi facessimo la stessa cosa, che riscoprissimo le nostre tradizioni e facessimo conoscere agli altri le nostre potenzialità e amare quella che è la nostra storia, la nostra cultura e quelle che sono le nostre radici. Questo era per mettere, per riempire fondamentalmente di contenuto quello che è l'attenzione che verrà data al patrimonio pubblico del Comune di Vicari. Qui leggo appunto con piacere la valorizzazione dei beni comunali e delle strutture esistenti. Si parte appunto dall'esistente, lo si valorizza e per dare a chi vive oggi sicuramente il meglio, ma anche per non pregiudicare poi il futuro delle future appunto generazioni. Tutto questo potrà avvenire sicuramente anche cavalcando quello che è un altro degli importanti aspetti appunto all'interno del vostro programma, che è legato al senso della legalità, al senso della sicurezza, che è ricco di una serie di azioni che dovrete sicuramente avviare e dal punto di vista culturale, ma anche poi dal punto di vista ben più pratico, che si può trasformare, questo appunto lo direi tu, attraverso la trasparenza e la pubblicazione degli atti amministrativa e di tante altre azioni che voi avvierete. Allora, intanto dico che è necessario partire dall'esistente. Noi abbiamo tantissime strutture a partire per esempio dagli edifici scolastici, dalle strutture, Mimmo indicava questo fabbricato, un fabbricato straordinario che il Comune ha comprato e che a breve verrà ristrutturato perché è stato già appaltato. E quindi io dico che tutte le strutture esistenti vanno recuperate. Noi abbiamo un patrimonio straordinario che va recuperato anche perché e credo che dobbiamo valutare con attenzione il consumo di suolo. Abbiamo una pessima abitudine che è quella di abbandonare il vecchio e di costruire il nuovo, quindi lasciando ruderi e creando un ulteriore danno al territorio. Quindi io dico l'obiettivo che ci diamo in maniera primaria, ecco perché diciamo che il nostro programma non vuole essere un libro di sogni ma vuole essere un'azione concreta per il territorio. Noi vogliamo partire dall'esistente, ristrutturarlo, potenziarlo ed iniziare per esempio dal lungomare di Santo Domenico, dal Belvedere, che è un'opera straordinaria che deve essere potenziata e resa fruibile a tutti, ai Belvedere, al Capo Vaticano, insomma, a Ricadia, alle strutture sportive esistenti, perché abbiamo delle strutture potenzialmente straordinarie nel territorio che però ancora non sono state completate. Alcune dipendono dalla provincia e noi vorremmo investire su questo, investire e rendere anche economicamente positivi, fruibili. Noi abbiamo esempi anche su Santa Domenica di ragazzi che gestiscono campetti e che oltre a renderli efficienti riescono a trarre da vivere. Quindi noi vogliamo che le cose si corrano, cioè, chiaramente nella trasparenza e nella legalità. Noi faremo la battaglia per la legalità e per la trasparenza perché ci contraddistingue, queste cose ci contraddistingue ognuno di noi e quindi sicuramente lavoreremo in questo senso, ma non solo. Noi diciamo trasparenza, ma diciamo anche messa in sicurezza dei paesi, perché la messa in sicurezza dei paesi, ne faceva menzione Mimmo, per quanto riguarda il rischio idrogeologico è un fatto importante. Io dico sempre che quello che è successo a Vibo 3 anni fa, l'alluvione che è successa a Vibo, io immagino sempre quell'occhio del ciclone che forse molti abbiamo visto in televisione, se fosse spostato di pochi chilometri, tenete conto che è successo il 3 di luglio e fosse avvenuto a Santa Maria o al Capo Vaticano, sarebbe stato veramente un danno enorme, sarebbe stato un'ecatombe. Quindi c'è necessità anche di creare via di accesso e via di fuga, perché oggi purtroppo non esistono. Bisogna mettere in sicurezza il territorio da tutti i punti di vista e anche dal punto di vista anche dei paesi. Nei centri storici non ci sono idranti e in caso di incendio veramente potrebbero essere dei rischi che non voglio nemmeno immaginare. Politica negli anni passati, dopodiché ho abbandonato l'attività politica un po' forse per le cose che diceva Antonio Bagnato prima, perché oggi c'è oggettivamente disgusto verso la politica per mille motivi e lo diciamo anche chi ha avuto ruoli in politica. Io ho scelto l'associazionismo, l'ho fatto incrociando Lorenzo Passaniti, che è qua con noi, che ringrazio, proprio perché ero all'opposizione e facevo battaglie di legalità e di tutela dell'ambiente. Allora Lorenzo un giorno mi chiama e dice: ma visto che tu fai queste battaglie, perché non ti impegni in Legambiente? Allora
Sono andato per la prima volta su Goletta Verde e da lì è iniziata questa esperienza straordinaria, insomma, che credo sia l'esperienza più bella della mia vita e che continuerò comunque vadano le cose. E da lì ho scoperto un mondo straordinario, che ricade quello dell'associazionismo di Lega Ambiente, ma di tante altre associazioni, ci sono delle associazioni degli anziani, che sono veramente l'anima del territorio. Più un'altra menzione, è una cosa che mi riempie di gioia, una cosa che noto da 15 giorni, perché diciamo nel passato un po' la gente si era un po' dimenticato della partecipazione alla vita pubblica. Da 15 giorni è un piacere arrivare in piazza e vedere tanti genitori, che io veramente ringrazio calorosamente, che hanno contribuito a rendere fruibile uno spazio per i bambini. Da quando c'è stata veramente questa azione corale, la piazza è piena di gente, ma soprattutto ho visto l'interessamento, la partecipazione attiva dei cittadini al proprio territorio, al bene del proprio territorio. E noi vogliamo questo, noi vogliamo che il territorio di Ricadi sia questo, sia un risveglio delle coscienze, tutti assieme, le associazioni, i cittadini, i genitori, le famiglie, costruiamo assieme il futuro di Ricadi, perché è impensabile che la responsabilità della gestione di un territorio venga demandato solo a chi fa politica, solo ad un amministratore. Gli amministratori da soli non possono fare nulla se non c'è coralità. Allora dobbiamo recuperare questo rapporto con la gente, dobbiamo dare un'iniezione di fiducia alla gente lavorando in maniera convinta, in maniera entusiasta, per creare un nuovo clima nel comune di Ricadi che renda partecipe tutti quanti e che dia veramente una svolta al territorio. Noi su questo ci impegneremo in maniera convinta, perché è quello che facciamo quotidianamente. Speriamo che ci mettiate nelle condizioni di poterlo fare, di poter lavorare assieme a voi. Un'amministrazione da sola non può fare nulla, c'è bisogno della partecipazione e della coralità di tutti, e noi vorremmo essere assieme a voi a costruire il futuro di questo nostro territorio.